Buonasera a tutti. Intanto grazie per la vostra partecipazione, nell'attesa dell'orario indicato delle 17:30, vi chiedo cortesemente se potete scrivermi in chat, no in chat, scusate, in domande e risposte se mi vedete, se mi sentite, se vedete Vedo, sento, ok, perfetto. Se vedete anche scorrere le slide, datemi ancora questo, questo riscontro. Vedo, sento, vedo, sento. Slide, ok. Molto bene. Ok. Aspettiamo un attimo, due minuti. Ok, direi che possiamo partire. Mezzoretta, non di più. Grazie, grazie per la partecipazione. Eh, io mi chiamo Marco Liveri, rappresento Marsh, Marsh è un broker di assicurazione che voi conoscete eh, bene o benissimo alcuni di voi. Eh, in quanto sottoscrittori di una delle varie, una o più delle varie polizze RC Asseveratori, okay? che noi nel corso degli anni abbiamo messo a disposizione dei tecnici, quello eh, con consumo, con quello single project con due compagnie diverse e così via. E ho voluto organizzare questo webinar, ne abbiamo organizzati 4 o 5, ehm, per farvi riflettere, per evidenziare l'importanza eh, che ha sempre di più uno strumento assicurativo diverso dalla polizza di RC professionale che è quello della tutela legale professionale, ovvero avere a disposizione una certa cifra per nominare legali di propria fiducia, legali che scegliete voi indipendentemente da quello che fa la compagnia di RC. La polizza di tutela legale, faccio una premessa, poi entro un po' più nel merito dopo, eh, è una polizza che vale per qualunque attività professionale, eh, quindi cioè, non, non è limitata all'attività di asseveratore, super bonus, ma vale per qualunque cosa voi possiate eh, esercitare eh, ai sensi di leggi e regolamenti vigenti. Quindi l'occasione dell'RC asseveratore è perché... Sono cambiate tante cose, a un certo punto sono state inasprite anche le pene che poi vediamo e quindi stipulare anche oggi una polizia di tutela legale che per i procedimenti penali ha una retroattività, cioè vale. E anche per lavori fatti nel passato mm, è importante. Ok, non so se qualcuno di voi ha già una polizza di tutela legale, eh, io in questo momento non sono in grado di sapere se voi siete assicurati con noi anche per l'attività ordinaria, sicuramente tanti lo saranno e se nel corso de degli anni hanno stipulato anche una polizia di tutela legale. Comunque, se l'avete già, è un ripasso e vi aiuta a capire ancora meglio eh, qual è la portata di queste polizie e come possono essere anche integrate, ok? Quindi, penale amministrativo e civile. Eh, oggi cosa sta succedendo? Succede che... Il contenzioso è in eh, forte crescita, eh, l'onda lunga della filiera super bonus, eh, l'inflazione, mm. il nuovo salva a casa, che poi vedremo insomma, come, come sarà regolamentato. Eh, ci sono situazioni eh, sempre più... Poco piacevoli che si verificano con delle percentuali sempre più alte, ecco. eh, poi ci sono anche altri motivi. Eh, L'ampliamento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale significa che. Quando una volta il tecnico veniva valutato sulla base di un obbligo di mezzi, ossia doveva mettere a disposizione il proprio sapere, il proprio conoscere, che era valutato a livello medio di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, oggi questo non, non c'è più perché chi vi valuta lo fa anche sulla base di un obbligo di risultati. Voi dovete dare un risultato, cioè il progettista deve far conseguire al proprio cliente un risultato concreto, attuabile, realizzabile. Ok. E, e questo ovviamente dà spazio per, eh, per aumentare le possibilità che le controparti hanno di chiedervi dei dati. Atteggiamento maggiormente critico dei clienti, una frase un po' diplomatica per dire che oggi. Siamo tutti più arrabbiati, quindi quello che una volta magari si riusciva a risolvere con, eh, con una birretta, un, uno spritz o un caffè, eh, oggi questo non è più possibile: ci si ritrova in un'aula di tribunale in cinque minuti senza neanche accorgersene. Maggiore esposizione a rischio dovuta a particolare momento economico, questo è uno degli aspetti un po' più bruttini, eh, li, le vediamo, le contiamo, sono tante. Quando qualcuno di voi cerca di recuperare i propri compensi che non gli sono stati pagati, eh, fa un decreto ingiuntivo, giustamente, e dall'altra parte la risposta è sempre la stessa: cioè non ve li volevano dare prima, non ve li vogliono dare neanche adesso e quindi fanno opposizione al decreto ingiuntivo inventandosi delle richieste danni che non stanno né in cielo né in terra aumento delle competenze potete fare tante tantissime cose sono sempre più difficili sempre più complicate con normative che cambiano dall'oggi al domani vedi tutta l'esperienza che abbiamo fatto assieme per il eh, super bonus l assegnazione del ruolo di primo responsabile anche per danni storicamente attribuiti alle imprese questo è un po' la storia e probabilmente succederà col super bonus eh, eh, perché poi quando è il momento di discutere il danno, eh, se un danno c'è qualcuno deve pagare, e se le imprese non ci sono più, eh, quel danno lo devono pagare i professionisti. Lavoro d'equipe e solidarietà, questo è un concetto vabbè, anche nell'ambito del super bonus di, di filiera, tante persone coinvolte, quindi tante potenziali condanne in solido tra più persone. Eh, apro una parentesi e la chiudo. Mh, e mi riferisco alla bontà di una polizza di RC professionale, che è un concetto che ormai insomma, è passato più di una volta, ma io non mi stancherò mai di, di farlo presente. Cioè, se avete una polizza di RC che paga in caso di condanni di solito solo la vostra quota a parte, abbandonatela immediatamente, ok? Perché è un tranello. Significa che se, voi, se il giudice vi condanni in solito assieme ad altri, vi attribuisce una responsabilità del 20%, ad esempio, la vostra compagnia vi dà solo 20, l'altro 80%, perché la legge dice che il danneggiato può, cercare, può recuperare tutto il danno subito da uno solo di questi, cioè viene da me, a me il giudice ha dato 20, la mia compagnia mi paga solo quota parte, mi dà il 20%, quindi l'altro 80 ce lo devo mettere io e poi mi devo andare a cercare gli altri. Una, una follia, ok? Quindi una polizza buona di R.C. deve prevedere con danni soldi totali, dove la compagnia mi tiene indenne di tutto l'importo che io devo pagare come risarcimento o danni, poi io, tecnico, cedo i diritti di rimbalzo alla compagnia e la compagnia, che ha le spalle molto più larghe delle mie, si andrà a cercare gli altri. Ok, importantissimo. Quindi come ci si tutela? Ci si tutela con la polizia di ricevimento obbligatoria, ma valutare bene anche un contratto assicurativo diverso, che è quello della tutela legale professionale. Chi, come, dove, quando e perché? Allora, questo è un focus di una compagnia specializzata in tutela legale, che è la DAS, che è quella che noi usiamo, fa parte del gruppo Generali, e fanno solo quello e lo fanno molto bene. E ehm, questi sono dati raccolti un po' in giro, per 5% dei assicurati ha una polizia di tutela legale, il 13% ha valutato una polizia di tutela legale, il 15% conosce offerte di tutela legale e questo il 19% del campione corporate e quindi professionisti conosce offerte di tutela legale. Allora, tutela legale, quando... Penale, amministrativo, civile. Ok? Io adesso vi parlo di questi tre contesti incastrandoli, ok? Con la polizza di R.C. Allora, il penale. Il penale è personale. Il penale è roba mia. Ok? Quando io ricevo un avviso di garanzia, un procedimento penale, qualcuno, cioè cosa vuole quello da me? Mi sta chiedendo dei danni? Ora non faccio sondaggi perché ci mettiamo troppo tempo. Eh, chi mi risponde su domande e risposte? Quando la domanda è, quando ricevo un avviso di garanzia per un procedimento penale, il tizio che mi ha inviato eh, l'avviso di garanzia, cosa vuole da me? Mi sta chiedendo dei danni? Vediamo un po'. Se mi rispondete. Qualcuno mi risponde? No, ok, va bene. Ok. No, non è una richiesta danni, almeno all'inizio non lo è. Poi magari lo diventerà, no? sapete come funziona il procedimento penale, inizia il procedimento penale, magari per lesioni a una persona, si è fatto male qualcuno in un cantiere dove io ero responsabile della sicurezza, la costituzione questo prevede. Mm. E poi durante il procedimento penale si costituisce parte civile, vuol dire che il tradente dice "Mi dai 300.000 euro e arrivederci, grazie". Okay. Ma all'inizio il procedimento penale non è una richiesta d'anni, quindi io cosa devo fare? Ebbene, allora intanto sono obbligato a nominarmi un avvocato, un penalista, e eh, questo è un dato di fatto. Però cosa faccio? Lo prendo e lo comunico alla mia compagnia di RC. Giusto? Eh sì, ma Fino a un certo punto, perché qua c'è il, il tranello delle polizze di RC, cioè la polizza di RC cos'è? È una polizza di responsabilità civile. Quindi cosa mi permette, cosa posso denunciare, cosa è un sinistro per quella polizza, per la polizza di RC? È sicuramente una richiesta danni economica, ma il penale lo è perché il penale... È un atto, un fatto, una notizia o una circostanza che potrebbe determinare in futuro una richiesta danni, ma non lo è ancora. Quindi, riapro un'altra parentesi, parlando della polizza di RC, una buona polizza di RC deve prevedere la possibilità che io ti possa dire e quindi bloccare con te, con quella compagnia, io possa dire alla compagnia e bloccare con quella compagnia anche questo evento quindi la definizione di circostanza ti posso dire questo ok ed è un come se fosse un sinistro magari tu non fai niente okay? però io te lo e rimane con te e se un domani dovesse diventare richiesta economica di quattrini, anche se io dovesse aver cambiato compagnia vado sempre dalla compagnia alla quale avevo denunciato questa circostanza. Ok? Definizione di circostanza. È importantissimo averle nella polizia di RC. Allora, supponiamo che io ho una bella polizza di RC. Molto bene, comunico di aver ricevuto un procedimento penale. Bene, cosa fa la compagnia di RC? Boh, potrebbe dire, guarda, in questo momento a me comunque ne prendo atto. In questo momento però a me non mi interessa e quindi vai con un tuo penalista. Facci sapere. Okay? Seconda risposta che potrebbe dare potrebbe dire: Vabbè, fatto un attimo, qua non tira una buona aria. Facciamo una cosa: ti metto a disposizione io, un avvocato penalista, vai con lui e iniziate in questo modo. Io ne prendo atto, però è giusto che mi faccia anche delle domande, cioè io posso iniziare a dire "Ma aspetta un po', ma chi è quel penalista? Che interessi ha? Che perito di parte si porta dietro? Ha più interessi della compagnia o i miei? Magari che ne so, per farmi condannare in 448 e pagare di meno in ambito civile, cioè, eh, è una gestione diversa. Una polizia di tutela legale mi permette di nominare un legale mio che fa quello che dico io, che scelgo io e le spese per questo legale mi sono rimborsate. Mi nomino io un perito che voglio io, che scelgo io, che conosco perché è esperto in quella determinata materia, ok? Sono due gestioni completamente diverse, okay? E una polizza di tutela legale per i procedimenti penali è una polizetta che costa poco, poi lo vediamo, ed è... Importantissimo, importantissimo. Vabbè, qua non, non mi so dilungare: le, le fasi del procedimento penale sono due: le indagini, le giudizio, viso le di garanzia e così via. Attenzione, perché a, a volte succede che il capo di imputazione del procedimento penale è doloso. Supponiamo un, eh, un abuso edilizio, una cosa del genere, no? Allora, come funziona il poliziotto legale? Che ne prendono atto, non ti pagano subito l'avvocato, ma ti dicono che ti pagano solo se poi viene assolto. Okay? Noi abbiamo fatto qualcosa in più perché in Italia iniziare un procedimento penale e poi essere assolti è una, insomma, una, una, una situazione abbastanza rara, okay? quindi a volte c'è la prescrizione, a volte può esserci un patteggiamento, a volte c'è la derubricazione, eh, a volte c'è, eh, insomma, ci sono altre situazioni intermedie e anche in quei casi la nostra polizza prevede il, eh, come se fossi stato assolto, diciamo, e quindi il rimborso delle spese alla fine. Okay? Eh, andiamo avanti. Io prima vi parlavo del super bonus, ok? Articolo 2, comma 2, DL 13 del 2022. È stato previsto un inasprimento delle pene con l'inserimento del comma 13 bis 1 all'articolo 119 del DL 34 2020, che punisce il tecnico asseveratore con la reclusione da 2 a 5 anni, con la multa da 50, 100.000 da da, da 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 da, se espone informazioni false, e ci mancherebbe altro. Attesti falsamente la congruità delle spese e anche qua vuol dire che sembra abbastanza ovvio. Però poi ci sono anche queste paroline: ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento. Beh, qua nessuno ha scritto falso, dolo. Qua cioè, potrebbe essere anche una specie di errore involontario okay, che ha causato questo genere di. Di, di problematiche e beh, questo è penale lo stesso quello che hanno scritto è questo nero su bianco eh, salva casa ok le future attestazioni il tecnico è un esercito un servizio di pubblica necessità poi adesso insomma eh, su tanti tavoli si sta discutendo su questo eccessivo carico di responsabilità dei professionisti vedremo come andrà a finire però intanto insomma anche qua eh, i, i, i potenziali pericoli non sono non sono pochi cambio argomento e cambio colore ambito amministrativo cos'è multe sanzioni ammende a voi chi le paga voi ok sono è eh, vietato assicurarli, la legge vieta assicurare le multe, sanzioni, amende a, a se stessi, diciamo. Quindi qual è lo strumento assicurativo che vi può essere d'aiuto? La polizza di tutela legale. Perché? Perché vi permette di nominare un legale di propria fiducia per andare a proporre ricorsi per l'annullamento, la riduzione. Okay? Mm, I ricorsi a posizioni, sanzioni, multe, eccetera, eccetera. Generalmente nelle politico del legale fa parte della, della garanzia penale, cioè quando tu hai eh, almeno noi così abbiamo fatto, poi ve lo spiego dopo. Insomma, nella garanzia base penale ci sono anche le opposizioni a multe sanzioni, ok? Il civile bene, eh, cambio colore anche qua. Cambio argomento giallino. Allora, cos'è il civile? Richiesta economica. Di quattrini. Il civile può essere contrattuale o extracontrattuale. Contrattuale deriva da un contratto, quindi la vostra attività nei confronti del vostro committente, extracontrattuale quando non c'è nessun rapporto contrattuale con il danneggiato. È l'incidente automobilistico, sono io che cammino e crolla il tetto di una casa. Da voi progettata, quindi io non ho niente a che vedere con con voi, ok? Questo è un danno di natura ex contrattuale che è molto marginale, diciamo. È ovvio che l'importante per voi è il contrattuale con i vostri clienti. 1218-2043, lascio perdere. E anche qua, il contrattuale ex contrattuale. Come inizia un procedimento di natura civile? E allora, può iniziare in stragiudiziale, quindi fuori dal giudizio, fuori dal contesto delle aule del tribunale, una lettera del mio cliente, una lettera dell'avvocato del mio cliente, ok? Oppure in giudizio, direttamente in tribunale, eh, atto di citazione, accertamento tecnico in preventi preventivo. A volte si inizia in stragiudiziale, poi se non ci sono eh, bonarie conciliazioni, definizioni o mediazioni, si va a finire in giudizio. Ma ultimamente io vedo che arrivano anche direttamente con dei begli atti di citazione da 100 pagine. Ok? Allora, bene, io ricevo un atto di citazione. Cosa ne faccio? C'è scritto che mi devo andare in tribunale il 12 ottobre. Va bene. Allora, io prendo e lo comunico alla mia compagnia di RC, ovviamente. La compagnia di RC cosa fa? Cosa deve fare o non deve fare? Allora, il codice civile, quindi la regolamentazione di qualunque polizza di RC professionale presente sul mercato All'articolo 1917 dice che la compagnia di RC può sostenere spese legali fino a un quarto del massimale di In mm, Poche parole. Io ho una polizza con un massimale da un milione di euro. La compagnia può spendere spese legali fino a 250.000 euro. Ma la domanda che adesso vi faccio e vediamo se qualcuno mi risponde. È, eh, ma la compagnia di RC ha un obbligo di mettermi a disposizione un legale, un avvocato che venga con me in tribunale il 12 ottobre? Risposta? Chi mi risponde? È obbligatorio da parte della compagnia di R.C. mettermi a disposizione un avvocato? Non credo. E, e... No, ok. No, 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 non lo è. Cioè, se ne ha interesse lo fa, se non ne ha interesse non lo fa. Poi lo dovrà spiegare il perché. Cioè, allora, facciamo i due casi. Prendo la tua e lo trasmetto alla compagnia di R.C. La compagnia di R.C. va per sinistra e mi dice, va bene, senti, ok, vai con questo avvocato, vai con lui, questo è il suo nome, questo è il suo studio, questa è la sua mail, questo è il telefono, prendi contatti con lui e andate in tribunale, difendetevi assieme. Perfetto. Su, non ho niente da... Va benissimo. Molto bene. Seconda risposta. Eh, Cara assicurato... Preso atto della tua denuncia, ti comunichiamo che non intendiamo gestire l'avvertenza del danno per tuo conto e quindi ci devi chiamare in causa. Ok, allora io ricevo, voi ricevete comunicazioni di questo tipo e iniziate a incazzarvi un po'. Perché questo? Allora, perché ci sono tanti motivi. Il primo proprio diciamo, se avete sentito il mio accento da come parlo, io sono genovese, quindi siamo attaccati al, alle palanche, eh, ok? Il primo è che se vi faccio vedere un elenco dei fogli di un elenco Excel delle compagnie di assicurazioni dove c'è la colonna danno e dall'altra parte la colonna spese legali mh, qualche domanda eh, cioè a tante domande ci sono delle risposte cioè, si spendono più soldi di avvocati che di, che di danni okay? chiaro poi ci sono quei danni diciamo chiamiamoli come noi li chiamiamo catastrofali grossi grossi ma quelli sono un altro discorso ma i danni medio piccoli a volte capita di spendere più soldi di avvocati e di periti che di danni allora quindi cosa dovete fare? e beh ricevete questa letterina vi dovete nominare un legale di vostra fiducia Illegale vostro, che vi pagate, andrà davanti al giudice dirà: Giudice, guardi, allora io eh, rappresento il tecnico, il tecnico ha chiamato in causa, le... ha denunciato la sinistra, la propria compagnia di RC e loro hanno detto che non ci vengono e vogliono essere chiamati in casa Quindi mi autorizza a chiamarli in causa? E beh, certo, ci mancherebbe altro. Bene, eh, giudice, però, poi queste, questi soldi all'assicurato, gliele fa per la nomina dell'avvocato, gliele fa rimborsare dalla compagnia di RC e il giudice dirà vedremo, perché ci vedremo, perché vorrà capire e vedere nero su bianco perché la compagnia non si è difesa, cioè non ha difeso l'assicurato. E ripeto, i cioè, motivi sono tanti, la compagnia può dire guarda giudice che io non l'ho difeso perché... L'assicurato aveva un massimale da 500.000 euro e il danno era 1.200.000.000. Quindi eh, io sono esposto per 500, lui per 700. È meglio che ci vada da solo. Oppure potrebbe dire: Guarda, giudice, che il mio assicurato non è stato pagato ha Fatto un decreto ingiuntivo a me non me ne può fregare di meno che non sia stato pagato. Il suo cliente è un psicopatico che ha fatto una richiesta a d'anni una un'opposizione al decreto ingiuntivo con un atto di citazione, inventandosi un danno che non esiste proprio, non c'è, non c'è, non c'è nessuna responsabilità per quel da per quell'ipotetico danno da parte mio assicurato e Quindi io non sto a spendere, cioè non, non l'ho difeso. Ok. Quindi i motivi ci sono, possono essere tanti, così come la compagnia, quelli un po' più delicati, potrebbe anche dire, guarda, per me tu non sei assicurato, perché? Bla bla bla, perché? quando hai fatto la polizza per la prima volta, tu avevi già ricevuto una mail da parte di questo tizio che ti diceva che ti aveva mandato delle fotografie dove c'era tutto, eh, tutto nero perché non era stato correttamente impermeabilizzato il terrazzo sopra dove tu facevi il direttore lavoro. Cioè, Iniziano a contestare anche l'operatività della garanzia. Quindi... Una policy di tutela legale che vale anche per le avvertenze contrattuali con i clienti è importante, diciamo, chiude il cerchio. Più importante è quella penale, ok? Perché lì proprio non c'è spazio. Penale opposizioni, la compagnia di RC se ne frega. Qua invece generalmente ci vanno, ma se non ci andassero, è bene, insomma, la polizia di tutela legale va a chiudere appunto tutto questo, va a chiudere il cerchio. Le polizie di tutela legale non sono facili, non sono... Non si capiscono bene, sono quasi illeggibili, eh, perché, ad esempio, adesso io qua vi ho elencato cinque trabocchetti, e ora ve li spiego. Dove è facile caderci, perché generalmente, quando uno compra una polizza di tutela legale, il bel titolo da parte di quella compagnia di assicurazioni è tutela legale penale e civile. E tu pensi di essere coperto in qualunque contesto, poi per il penale c'è poco da discutere per il civile, se poi inizi a andare a leggere bene dentro quello che danno, troverai tante sorprese. Come evitare queste sorprese. Il primo, a volte, ci sono in giro poi si tutela legale che scrivono appunto penale civile, poi vai a vedere bene dentro e cosa ti dà per il civile, ti dà solo. Il rimborso delle spese legali solo dopo che la compagnia ha finito il suo famoso la compagnia di rc ha finito il suo famoso un quarto del massimale come previsto dal codice civile quindi mai praticamente mai ok Passiamo. massimale di 1 milione 250 mila per quel danno io sono state spese 280 mila euro 250 mila ce le mette la compagnia di rc Altri 30 ce li metto io e sono coperto con questa polizza. Ma vale, vale poco, vale niente. Okay? Vale come il 2DP che quando la briscola è cuore. Quindi, da evitare. Secondo aspetto da evitare, anche qua sotto il cappello introduttivo di queste polizze di tutela legale, dove c'è scritto civile, poi andiamo a vedere bene dentro cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto che per il civile ti pagano le spese legali solo se la compagnia non si costituisce, l'esempio che ho fatto prima, e ti danno le spese legali solo per chiamarli in causa. Quindi 800 euro, 1000 euro, cioè per la nomina di un tuo avvocato che li chiami in causa. E poi basta, finisce lì. Eh no, perché io poi devo comunque andare avanti con il mio legale che mi sono nominato e me lo devo pagare. Va bene? E anche questo è assolutamente da evitare. Terzo tranellone, il più grande, dove alcune polizze di tutela legale ti scrivono che sei coperto per il civile, poi ripeto le stesse parole. Poi anche qua vai dentro, vai a leggere e c'è scritto che vale solo per le vertenze extracontrattuali. No, che l'ex contrattuale, ve l'ho spiegato prima, sono io che passo vicino a una casetta che crolla. No, una polizza di tutela legale fatta bene deve avere in ambito civile le vertenze contrattuali con i clienti e deve essere indipendente, deve operare a prescindere, indipendentemente da quello che fa la compagnia di RC. Se io voglio, e una polizza di questo tipo, denuncio sinistra la compagnia, alla compagnia di RC, gli scrivo, guarda, io ho nominato questo avvocato, ti chiamerò in causa, ma ah, faccio quello che voglio con il mio avvocato, ok? senza sapere se magari lo, a loro stava bene nominare un legale proprio fiducia diciamo che il primo passaggio è quello però comunque una polizza di tutela legale fatta bene vertenze contrattuali con i clienti dove c'è scritto ex contrattuali eh, non va bene okay? non dimentichiamoci la tp ok anche qua cos'è la tp un'altra domanda che vi faccio la tp è una richiesta da anni? La TV è una richiesta da anni? Vediamo un po'. Chi mi risponde? Accertamento tecnico preventivo. È una richiesta da anni? Dai, 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 dai risponditemi. Mi è finito. Cinque minuti abbiamo finito. dai, 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 dai. dai, dai. No, ok, va bene. No, non è una richiesta da danni. Quindi io ricevo una ATP, lo comunico alla compagnia se posso. Definizione, perché è una circostanza, non è una richiesta da danni. La compagnia di RC in ATP non ci viene. ok Ma voi dovete andarci. E quindi una police tutte legale deve avere anche la possibilità di nominare un legale propria fiducia per andare in ATP. Infine, è bene avere una polizza di tutela legale con una compagnia che sia diversa da quella che presta la garanzia di RC quindi le polizze fatte dalla stessa compagnia sezione RC e sezione tutela legale sono monche ci manca qualcosa ok ad esempio questo <ride> perché se io ho una di tutela legale fatta bene, ho anche la possibilità di nominare un legale per fiducia per vertenze contro l'assicuratore di ARC professionale, il caso di prima. No? Se l'assicuratore di RC mi contesta l'operatività della garanzia che mi dice che non sono coperto, bla bla bla, in quel momento io ho due nemici, ho eh, il mio cliente e, il, eh, e la mia compagnia di assicurazioni sono dolori. ok? Quindi due compagnie diverse. Va bene, qua vado avanti, eh, le polizze generalmente valgono da subito per i procedimenti penali, mentre invece per le vertenze di natura contrattuale con i clienti eh, eh, c'è un termine di aspettativa di 90 giorni almeno, ok? Pregresa eh, o retroattività e postuma, allora... Mm. Le polizze di tutela legale hanno un meccanismo simile ma non uguale a quello dell'RC. Cioè, in RC io compro oggi una polizza, vale per richiesta di esercimento danni che ricevo domani, anche se il lavoro che ha generato la richiesta danni è stato fatto nel passato, se, se ho un RC con retroattività illimitata. Mh, non ho buchi, ok? Poi una volta che vado in pensione, chiudo l'attività, chiudo la partita IVA e mi cancello dall'albo, mi devo preoccupare di comprare nella polizia di rc la garanzia postuma per cessata attività, generalmente 10 anni, ok? Invece le polizze di tutela legale hanno sul mercato assicurativo, trovi retroattività solo per i procedimenti penali, mm, difficilissimo trovare retroattività per il civili, ok? Mentre invece la postuma non è regolamentata al momento della cessazione dell'attività, ma è una postuma che è automatica quando finisce il contratto. Cioè, io inizio un contratto oggi di tutela legale, faccio un anno, due, tre, quattro, cinque, bene, poi non rinnovo più quella polizza, ne faccio un'altra con un un'altra compagnia, non ne voglio più fare, va bene, per qualsiasi motivo. Tutti I lavori che sono stati fatti qui dentro, poi resto comunque in garanzia. Qualunque cosa dovesse succedere, per un anno, due anni, tre anni, 6, 4, 10, va bene. Allora, eh, va bene, questi sono esempi. Come saltare questi ostacoli? Allora, eh, noi abbiamo un prodotto assicurativo che è in piedi da eh, parecchi anni. Veramente ne abbiamo più di uno, insomma, ma questo diciamo è un po' quello più importante. Allora, la compagnia DAS, si può assicurare il libro sanista o lo studio, spese legali, bla bla bla, periti, massimale o 30.000 euro o 60.000 euro per ogni evento senza limiti di eventi durante l'anno. La postuma, giusto per collegare a quello che ho detto prima, per noi è di 10 anni, quindi finisce il contratto, resti coperto per 10 anni, che sono tantissimi, è molto, molto tutelante. Eh, modulabile, primo pacchetto, difesa penale, ok? Che come vi dicevo prima, qua vedete al punto 2, anche se sei... Se viene archiviato, se è prescritto o per atteggiamento, quando inizia come il DOL. opposizioni per multe, ok? Opposizioni davanti a autorità competenti, oppure opposizioni anche contro l'ordine, il vostro ordine professionale. Per quanto riguarda il penale, quindi punto 1 e 2, la garanzia prevede retroattività di quattro anni, quindi lavori fatti negli ultimi, nei precedenti quattro anni che generano un procedimento penale che voi ricevete per la prima volta dopo la sottoscrizione della polizza. Estensioni, difesa civile contrattuali contrattuali con i clienti con il limite di due all'anno ok quindi in sede giudiziale compresi gli ATP compresi gli ATP non compresi non vale per la sola attività di recupero crediti quindi in questa polizza non c'è la parte di recupero credit. e poi Vertenze di diritto civile relative a in adempienze contrattuali, proprio di controparte con le compagnie di assicurazione in relazione a polizze assicurate per attività professionali, e qua insomma, hai già tutto, no? Penale civile. Poi in più volendo ci sono anche le vertenze con i fornitori, i vostri fornitori, la vostra società di leasing, luce, gas, telefono, internet, eh, il proprietario dell'immobile dove esercitate in affitto, dove avete lo studio in affitto, i vostri fornitori. Quanto costa? Allora, massimale 30.000 euro fino a quattro addetti, addetti significa il. Tecnico il professionista più eventuali dipendenti, ok? Libro paga. Quindi diciamo che un libro a sinistra è qua fino a quattro detti. Se io voglio solo penale costa 175 euro ed è veramente da fare. Se voglio pena penale opposizione: 175 euro. Penale fornitore e verdenze con i fornitori 262. Penale civile 570. Penale civile fornitori 6,57. Il massimale sotto di 60.000 euro costa un po' di più. Gli studi costano un po' di più perché nello studio associato sono più soci quindi più professionisti. Allora, la polizia tutela legale per i procedimenti penali veramente, ripeto, insomma, costa poche lire ed eh, è da, è da, da, da valutare se, se, seriamente se non l'avete mai fatto. Quella col civile chiude un po' insomma, tutti i contesti. No? Poi qualcuno mi dirà... Eh, ma cavolo quanto costa 570 perché fate il confronto con la polizia di rc e in effetti cioè, può sembrare un paradosso ma non lo è cioè se io ho, una polizia, ho un fatturato da 40.000 euro ho una polizia di rc con un massimale di un milione quindi espongo quella compagnia a potenziali risarcimenti fino a un milione di euro e la polizia mi costa 350 euro all'anno dico io no e questa madonna questa mi dà 30.000 euro di massimale e mi costa 570, cioè, è tantissimo, no? in proporzione, perché è tutto molto semplice, no in RC per pagare, deve essere accertata la vostra responsabilità, eh, insomma bla, cioè tutta una storia dietro, ok? In tutela legale, invece, inizi sempre a prescindere, che poi tu abbia ragione, o no, che poi tu abbia colpo, o no che poi ci sia un risarcimento o no, ma inizia sempre. Eh, quindi la polizia tutela legale si attiva immediatamente, da subito, in qualunque contesto, colpa o non colpa, risarcimento o non risarcimento. Ok? Va bene, io ho finito eh, 18.10, eh, sono andato lungo di 5-10 minuti, spero che sia stato di vostro gradimento, spero di avervi aiutato a capire. Qualcosina in più di questa tipologia di copertura assicurativa, questo prodotto si trova al, nella nostra piattaforma. Eh, questo sono io, questo è il mio indirizzo mail, marco.liveri, questo è il mio numero di telefono. A chi ha dato il consenso privacy, eh, domani mattina gli giro le slide e l'informativa. Chi non l'avesse dato, mh, se mi scrive una mail, glielo eh, mando lo stesso e eh, se avete bisogno di me sono, sono a vostra disposizione quando volete grazie per l'attenzione arrivederci e buona serata